is back. Dormiti. Another attack. Dormiti. Pronti a combattere, dormiti qui per vincere. Eroi degli elementi siete voi. Dormiti, Superboy. Sempre imbattibili, dormiti senza limiti, dormiti irraggiungibili. Chi vi fermerà? The land is back. The legend is back. Dormiti. Dormiti. Eroi del cuore, parte 1. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo recuperato gli ultimi frammenti del cuore del titano! Questo vuol dire che la nostra avventura è finita! Sì, stiamo tornando a casa! Finalmente! Non vedo l'ora di poter mangiare di nuovo il mio amato Slog! Non ne sarei tanto sicura! Dobbiamo ancora fondere tutti i frammenti, risvegliare Sol e dargli il cuore. Sì, il povero vecchio Sol non aveva un bell'aspetto l'ultima volta. Non è una vita facile quella di un millenario Lord dei Solark. Almeno non dovremo più affrontare quella montagna. No, andiamo! Possiamo farcela! Beh, allora che ne dite di entrare? Non volete tornare a casa? Mi sento quasi in colpa a svegliarlo. Aeron, Ikor, mettete le ultime alfastere sull'altare. Magma, cristallo, i vostri amici perduti da tempo, Oceano e Cosmo. Wow! Guardiani, ci siete riusciti. Avete raccolto tutti i frammenti e fermato gli Eclipsion. Siete dei veri difensori di Gorm. Sta parlando di me? Avete sventato il piano di Eklos per controllare il Titano. L'ordine ha trionfato sul caos. È arrivato il momento di tornare a casa. Sì! Ma prima di andare, dobbiamo ricostruire il cuore del Titano. Il primo passo è quello di estrarre i frammenti dalle alfasfere. Palladium! Antium! Rhodium! Iridium! Per Gorm, rinchiuso lì dentro cominciavo ad avere il mal di schiena. Ottimo lavoro, soldati. Avete completato la missione. Riposo. Avete piantato i semi della pace. Congratulazioni. Ammetto che ho avuto i miei dubbi. Vero, Iridium? Iridium si sta comportando in modo un po' strano. Shh, guarda! Ora siamo pronti a ricostruire il cuore del Titano. Fantastico! Oceano, Magma, Cristallo e Cosmo, ora sono di nuovo insieme! Il cuore del Titano è di nuovo completo. Non dobbiamo mai permettere che cada nelle mani sbagliate. Solark, il nostro compito è quello di rimanere sull'isola e tenerlo al sicuro dagli Eclipsion. In questo caso, credo che sia davvero... ora di andare a casa. Adesso potete ripartire a testa alta. Avete dimostrato il vostro valore più e più volte. Aprirò il portale per il vostro ritorno. Fondere il cuore è stato più faticoso di quanto pensassi io. Forse posso aiutarti. La tua padronanza dell'energia alfa è sorprendente. Mi viene così naturale. Non so come riesco a farlo. Guarda, Ikor, guarda! Non è possibile. Eppure,
Temo che in realtà il custode possa essere un... Ragazzi, sul serio, è successo qualcosa a Iridium! Iridium, è questo che significa? Da quando Iridium ha iniziato a utilizzare l'energia degli Eclipsion? Infatti non è Iridium che sta usando l'energia degli Eclipsion, in realtà sta cercando di impedirmi di usarla! Ehi, che cos'era? Ma nessuno sarà in grado di fermarmi, né tu, Sol, né tantomeno uno dei tuoi miserabili guerrieri! Eklos! Fottomo! Finalmente sei mio! Disonorevole imbroglione, il cuore del titano deve rimanere qui, nel tempio! Hai infranto ancora una volta il nostro patto! Hai ragione, ma dovresti sapere quanto io ami il caos! E dimmi, cosa c'è di più caotico che promettere una cosa e fare l'esatto contrario? Restituisci il cuore, Vermi! I tuoi piccoli guardiani pensano di valere qualcosa, non è vero? Poveri marmocchi! Pensavate di aver portato a termine il vostro bel lavoretto e adesso siete tristi perché qualcuno ha portato via le vostre adorate pietre luccicanti! Il cuore del titano non ha accumulato tutta l'energia. Ha bisogno di più tempo. Ce lo riprenderemo prima che tu possa usarlo. Ma prima dovrete prendermi! Eklos! Oh, quel maledetto Eclipsion la pagherà cara per questo. Quindi non torniamo subito a casa, vero? No, la nostra avventura continua. Presto, seguiamoli! Immagino che lo Slocku aspetterà. Guardate! Tempesta solare! Non mi lasci scelta! Lampo del sole! Ti sei arrugginito, Sol! La tua mira non è più quella di una volta! Non te la farò passare liscia! Sol ha bisogno di noi! Pronti all'attacco! Oh, non è stato molto carino. Consegnaci il cuore del titano. I Solar, che sono i suoi legittimi custodi, è l'unico modo per mantenere l'ordine e l'equilibrio nell'universo. Sembra tutto così noioso. Ho un'idea migliore. Lascerò il compito di distruggere tutto al titano, mentre noi ce ne staremo seduti a goderci il caos. Noi abbiamo un'idea ancora migliore. Noi distruggeremo te. I Solark lo hanno circondato. Ah, ora non può scappare. Forza, guerrieri! Quei ragazzi sono fantastici. Eklos, non c'è motivo per cui questo scontro debba continuare ancora. Arrenditi! Credo tu abbia ragione. Forse è il momento di essere buoni e portare un po' di pace nell'universo. Riesci a immaginartelo? Siete proprio degli sciocchi! Non avete la minima idea di cosa vi aspetta, Solark! Non sarai in grado di risvegliare il titano finché il suo cuore non sarà completamente carico. Allora non vuoi proprio capire. Se questo può potenziare un titano, immagina cos'altro è capace di fare. Eklos, abusare dei poteri del cuore del titano può portare solo al caos e alla distruzione. Ed è proprio quello che voglio. Divertiamoci un po'. Di fare. Non te la caverai così! Ah, infatti intendo cavarmela così! Oh. 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 Oh.
stato? O è lo stomaco di Trek, oppure un mostro gigantesco! Sottolo! È sempre il mostro gigantesco! Eklos, fermati! È stato un piacere, guardiani!